sempre stato bene, non ho avuto particolari problemi. Adesso più che altro stiamo lavorando sul ritrovare il ritmo in campo, che naturalmente quello non c'è. Quello non c'è, no, io sono a disposizione, cioè, volendo posso, se serve anche sabato, anzi spero, ecco. Un giocatore sta qui per giocare, quindi spera sempre. È una partita, io non ho mai giocato quando sono in attesa, quindi no, è una bellissima partita, certo, per me è un derby, ma ho anche tanti amici a San Benedetto, ormai insomma, non sono mai stato uno troppo attaccato a queste cose, però certo, comunque è una partita, sicuramente una partita particolare, ci tengo ad esserci in qualsiasi forma, ecco. O la panchina a tifare o se serve in campo. Ci tengo a dire, ecco, che non è stata una cosa dovuta al campo. Sono successe cose ad Ascoli l'ultimo anno, avevo altri 2 anni di contratto, ero capitano di quella squadra, capitano io e vice capitano Cacia. La società ha fatto una scelta di, insomma, cercare di la vecchia società di buttare i problemi, i fallimenti su 2 giocatori, parlando di stipendi invece di cercare di organizzare meglio una squadra per una realtà così importante. Abbiamo cercato di lottare fin quando siamo riusciti a farlo, poi comunque siamo stati costretti ad andarcene in condizioni in cui il mercato pensava anche che noi non dovessimo, quindi siamo approdati entrambi in 2 squadre che fondamentalmente non so fino a che punto ci volevano. È successo tutto gli ultimi giorni, è stata tirata anche troppo alla lunga, perché comunque io stavo a casa, avevo rinunciato anche a tantissimi soldi, avevo passato 2 anni di sacrifici in mani per arrivare a 2 gioie immense, che sono 2 salvezze, neanche avessi vinto il campionato. Però ecco, purtroppo il calcio è fatto anche di persone non belle, è capitato, e non avevo neanche i mezzi da calciatore per potermi opporre fino a un certo punto. Quindi l'anno dopo è stato un partito male, è continuato peggio, poi su, anche se a Spezia comunque sono stato messo alla fine fuori lista senza essere avvisato, insomma, non si era capito, anzi pensavo di giocare gli altri 6 mesi perché così mi era stato fatto intendere, quindi ho perso un anno. No, mi sono trovato subito molto bene, sia con i ragazzi che con il mister. Ci si allena con serietà, i ragazzi anche più giovani sono disponibili ad ascoltare, questo in un campionato così dove comunque tutte le società puntano molto su gruppi giovani, credo che sia un vantaggio per questa realtà. Quindi mi sono trovato bene, adesso a lavorare giornalmente, cercare di assimilare anche le idee del mister, ma sta andando tutto bene, sono molto positivo e molto soddisfatto di questa prima settimana.